Buonasera telespettatori, bentornati al TG2000. Vediamo le notizie di oggi con i nostri titoli. A Rosario Fiorello il sigillo d'Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino. Maria Rosa Valazzi, prima presidente dell'Accademia di Belle Arti, in intervista ci parla di sinergie, aperture e dinamicità. Nuova edizione per il Brodetto Fest, tanti appuntamenti con al centro la zuppa di pesce famosa in tutto il mondo. Il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa a Pesaro e a Fano. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca. La Guardia di Finanza di Pesaro, che ha controllato 20 esercizi pubblici per verificare il rispetto sulla normativa sul lavoro. 11 lavoratori in nero appunto trovati. Un locale utilizzava lavoro sommerso ed è anche risultato essere sconosciuto al fisco. 3 le nuove attività aperte da non più di 6 mesi controllate. 32 controlli in materia della corretta emissione telematica degli scontrini, con 13 irregolarità. 3 invece i controlli in materia di abbonamento speciale RAI, con la contestazione di 2 irregolarità. Su strada invece sono stati controllati 221 autoveicoli, identificate 331 persone, 6 verbali appunto elevati in materia di violazione del codice della strada e 7 riscontri ai beni viaggianti e 12 controlli per le accise nei confronti delle autocisterne e distributori stradali. Sono stati anche sequestrati 60 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish, con la denuncia a piede libero di 2 soggetti. L'attività ha anche permesso di sequestrare 392 capi di abbigliamento contraffatti e 185 articoli di casalinghi per violazione degli obblighi in materia di etichettatura. Ed ora ci spostiamo ad Urbino. Nella mattinata di oggi l'università ha conferito il sigillo di Ateneo a Rosario Fiorello. Vediamo. Sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino, il più alto riconoscimento assegnabile. La motivazione ne interpreta le istanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo. Questa è la motivazione per la quale oggi Fiorello è stato insignito del sigillo d'Ateneo. Ha raccontato, diciamo, per certi aspetti la sua vita, da come è iniziato tutto questo. Lui voleva diventare un grande giocatore di calcio, poi ha scoperto la musica, i villaggi turistici e poi la grande apoteosi con i programmi televisivi. Sentiamo allora quello che abbiamo raccolto con le nostre telecamere, un vulcanico Rosario Fiorello nell'Ateneo di Urbino con il sigillo d'Ateneo. Persone, io facevo che casino. Mi ricordo, facevo all'epoca le imitazioni di tutto il calcio minuto per minuto e le facevo con le tazzine del caffè. Dicevo, arrivano una tazzina, io sento sporca di caffè. E qui la gente rideva, si divertiva e io stavo là. E non che un capovillaggio vede questa cosa, viene da me e mi dice, ho saltato delle stagioni comunque, queste stagioni che vanno avanti, e mi dice, tu devi fare l'animatore, non puoi fare il barista, non puoi. E io dicevo, Enzo, ancora oggi Enzo c'è, il capovillaggio oggi è in pensione, Enzo Olivieri di Palermo. E io dico, Enzo, non è possibile, perché se faccio l'animatore mi fate un contratto di consulenza, si chiamava, a 120.000 lire al mese, che all'epoca 120.000 lire al mese erano quelli che sarebbero oggi, uguali, niente, 120.000 lire al mese erano 120.000 lire al mese, erano 50-70 euro. E quindi dico a Enzo Olivieri, dico, no Enzo, guarda, non me lo posso permettere, no, ma fidati, mi disse una frase, li guadagnerai dopo i soldi. In che senso? Lui mi disse, tu sei nato per fare, non neanche c'era lo spettacolo, tu sei nato per far divertire la gente, che è diverso. Cioè, far divertire la gente, detta così, non è essere bravo a fare qualche cosa. Lì sei tu
cioè come persona, ho detto tu non puoi stare al bar, ma tu devi stare in mezzo alla gente, il tuo destino della tua vita, fidati di me, io già l'ho visto, fa, tu devi stare in mezzo alla gente, tu qualcuno parla con te e mette di buon umore, ma Sara, a me mi servono i soldi però, io, comunque sarà pure buon umore, quando finisce il servizio militare vado da Enzo, lui mi dice questa cosa qua e mi dice io non ti assumo, come non mi assumi? O fai l'animatore o io non ti assumo. Enzo, grazie di tutto. Io volevo dire, veramente grazie. E me ne vado. Quindi, mentre camminavo verso l'uscita, vedevo, sai, le nuvole, i balloon dei fumetti, vedevo il bar, io all'angolo così fermo, così, senza fare nulla. E camminavo, a un certo punto vedo la sbarra. La sbarra d'ingresso. Sapete la sbarra proprio bianca e rossa a righe trasversali bianche e rosse, e ho detto guarda, superata quella sbarra torno alla mia triste vita, e dicevo e pensavo no, ma è giusto così, io non ci vado a lavorare per 70 euro, chiamiamoli euro, 120 mila al mese, no, e poi pensavo a e facevo così, ma e se ci avesse ragione lui? Arrivo proprio davanti alla sbarra, cioè proprio alla sbarra. Quello della sbarra fa, oh Ciuri, perché Ciuri è... Che stai facendo? No, dice che non... Ma non travagli? No, dice che non mi prende più, dice che devo fare l'animatore. Ah, guarda, vai, devetta, vai, venga, è bello fare l'animatore, vai. Niente, lì ho fatto così, 3, 2, 1, mi sono girato e sono tornato indietro. Quella è stata... Lì, in quell'esatto momento, mi ha portato a essere qui oggi al Sicilia. Stare con i ragazzi è sempre molto bello. Raccontare parte della tua vita serve anche a me stesso, no? per ricordarmi chi sono, da dove arrivo. E che è bene sempre ricordarselo e rimanere coi piedi per terra. Un messaggio per i più giovani? Eh? Un messaggio per i più giovani, per chi vuole. Amatevi e prolificate. Insomma, dire molto bella, ma è stata divertente, ecco. Era un po' avevamo un po' questo obiettivo di portare, soprattutto in questo periodo di tensioni a livello internazionale, portare anche all'ambiente universitario un po' di leggerezza, con simpatia, con delicatezza, insomma era questo un po' il nostro compito, quindi penso che diciamo, l'obiettivo è stato raggiunto. Cerchiamo di fare il possibile per fare cose a livello scientifico, culturale, cose anche un po' più leggere, che hanno loro, con Fabio De Luigi, anche con Fiorello, il messaggio era chiaro, cioè seguire le proprie aspirazioni è un fatto positivo, ma per raggiungerlo anche qualcuno si raggiunge, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, ma anche con lo studio, con l'impegno, con la formazione, quindi questo è il messaggio che i nostri studenti devono cogliere. E noi dobbiamo essere bravi soprattutto a insegnare i metodi, proprio per capire come estrarre dalle nostre esperienze anche dei comportamenti che poi ci serviranno, non, per esempio ricommettere degli errori in futuro, fare scelte migliori, e quindi questo lo si fa anche grazie allo studio, cioè avere appunto la spontaneità di Fiorello, la capacità di improvvisare, però appunto come ha detto, insomma, anche se avesse potuto studiare di più probabilmente avremmo una persona ancora migliore, insomma. Grazie a tutti. Grazie. Evviva Manu.
Ed arriva da Un'Arma l'associazione sindacale dei carabinieri, il plauso per i militari che sono intervenuti scongiurando il suicidio di un uomo sulla cinquantina di Fossombrone che aveva contattato il 112 a cui aveva narrato dei suoi intenti suicidi. Il primo è avvenuto a Fossombrone mentre il secondo è avvenuto proprio alla stazione di Fano. Un salvataggio in extremis, dice il segretario generale provinciale Marco Ravizzone. Questo salvataggio è stato appunto in extremis, sono commosso dall'operato e dalla coordinazione dei militari riusciti a scongiurare una tragedia. Ad unirsi anche Floriana Casciabanca, segretario provinciale aggiunto, che si unisce appunto alle considerazioni del segretario generale provinciale. E ci ha parlato di sinergie ma anche di aperture e dinamicità Maria Rosa Valazzi, la prima presidente dell'Accademia di Belle Arti. Sentiamo. La prima presidente donna dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, una carica importante in un'istituzione importante per la città. Io sono molto felice di questa nomina, che non ho cercato in realtà, perché sicuramente sarà un impegno gravoso, anche se spero molto felice soprattutto nella ricerca di tanti cose nuove che possono aiutare non soltanto la scuola ma soprattutto i giovani che affrontano la scuola. Cioè, quello che mi ha colpito, perché già negli anni scorsi ero membro del consiglio d'amministrazione, è proprio la freschezza, la creatività, la novità che possono essere legate a questa scuola. Quindi io spero di fare il possibile perché questi 3 anni passino in maniera felice, cioè passino con un'idea sempre propositiva e creativa di quello che può essere il ruolo della scuola all'interno della città e anche proprio nel sistema generale delle arti. Se ci sono già delle idee in ballo? Beh, guardi, l'Accademia è una fucina di idee, quindi idee in ballo ci sono certamente. Il tutto è vedere quello che sarà possibile realizzare, cercando proprio di mantenere comunque sempre quest'idea di grande apertura verso l'esterno, di grande apertura verso il futuro, di convogliare a Urbino persone, personaggi, artisti che possono essere così di grande aiuto, possano sviluppare lo spirito critico dei giovani che seguono, che sono così bravi tra l'altro, che hanno queste loro capacità così intense che possano aiutarli per il loro futuro e per il futuro della città e di tutti noi. Continuando anche con le numerose collaborazioni che l'Accademia ha, ad Urbino è molto attiva e collabora con diverse altre realtà di Urbino e non solo. Quello già nel mio passato, insomma, ho sempre praticato quest'idea del coinvolgere altri enti, altre istituzioni, altri personaggi, perché da soli non si fa nulla. Il futuro e soprattutto le aperture verso il futuro vengono dalla presenza di tanti. Ed ancora una nuova edizione del Brodetto Fest con tantissimi appuntamenti, alcune novità ma anche tantissimi ospiti. Sentiamo il servizio. Saranno oltre 50 eventi, 30 gli ospiti, 5.000 i brodetti che celebreranno il piatto simbolo della tradizione marinara, il tutto nelle 4 giornate di Brodetto Fest. L'evento, come ogni anno, accende l'estate fanese e si terrà dal 30 maggio al 2 giugno. La location è quella del Lido, il lungomare Simonetti, dove si terranno cooking show, talk show con grandi nomi del panorama culturale italiano, abbinamenti esclusivi con i vini marchigiani, laboratori per bambini, mostre, spettacoli e tanto altro. Il clou sarà la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce. 8 le regioni italiane che si sfideranno. Le vere novità di quest'anno che saranno presenti al Lido di Fano nei 4 giorni del festival è la nostra attenzione alla vongola dell'Adriatico. La vongola dell'Adriatico, che è sempre stata un'eccellenza della città, sulla quale crediamo molto, c'è dietro un comparto della pesca attualmente molto in fermento, molto attivo, che riguarda la vongola, perciò proporremo uno spazio alle vongole con un ristoratore di Fano insieme a un'azienda produttrice e che lavora la vongola. Perciò ecco una delle novità, forse la più importante di quest'anno,
oltre all'evento che riguarderà il premio miglior brodetto d'Italia. L'anno scorso siamo partiti con 4 regioni. Quest'anno ne proporremo 8 regioni, giudicati naturalmente da una giuria molto importante del mondo dell'enogastronomia, a cominciare da Italia a Tavola, dal maestro chef Igles Corelli, che sarà per la seconda volta al nostro festival, 5 stelle Michelin, farà parte della giuria che giudicherà il miglior brodetto d'Italia. Perciò credo che mai come quest'anno il programma si arricchisce con degli eventi così importanti, che non movimenteranno solo il palabrodetto, ma anche il palco centrale. Tra i super ospiti attesi al Lido ci sono Sergio Rubini, Simona Molinari, ma anche Diego Parassole, Renzo Rubino e La Sbanda. Al palabrodetto gli chef stellati Igles Corelli, Andrea Prea e Alessandro Circello. Quest'anno verrà riproposta sicuramente la gara nazionale del brodetto delle zuppe di pesce, verrà vista la partecipazione di ben 8 regioni, tra cui la regione Liguria, vincitrice dello scorso anno con il proprio brodetto, la propria zuppa di pesce, il Ciupin. Verranno giudicati da una giuria popolare e una giuria tecnica. Tra gli ospiti principali di questo Brodetto Fest 2024 ci sarà sicuramente il 30 maggio la partecipazione alle 9.30 sul palco centrale dell'attore, scenografo, regista Sergio Rubini, quindi veramente un'icona del cinema italiano. Il giorno successivo ci sarà Simona Molinari, cantautrice italiana che ha partecipato a ben 2 edizioni del Festival di Sanremo come concorrente e ben altre 2 come ospite. Ci sarà poi l'ultima sera Renzo Rubino e La Sbanda, che faranno veramente un concerto musicale che le aspettative sono veramente veramente entusiasmarmi, perché oltre suonare, cantare, coinvolgeranno il pubblico con balli popolari, quindi veramente il Brodetto Fest che assume la connotazione di un vero e proprio spettacolo. E parliamo anche del controllo della fauna selvatica. Si potrà effettuare in casi particolari anche nelle aree protette ed urbane, mentre all'interno degli ATC agricoltori e cacciatori avranno pari rappresentanza, così come richiesto da Coldiretti nella Commissione regionale di controllo. Sono queste le aperture più importanti rispetto alla nuova proposta di legge sulla caccia, un testo iniziale che era stato criticato da Coldiretti Marche, che risulta comunque vedetta per monitorare l'evoluzione della normativa in seguito al braccio di ferro di questi giorni. Ed ora parliamo del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche che farà tappa a Pesaro e Fano. Sentiamo. Dopo il grande successo delle prime 2 edizioni, che ha visto la presenza di 35.000 partecipanti, 100 eventi in 17 regioni italiane ed il coinvolgimento di oltre 200 associazioni, torna il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. L'appuntamento coinvolgerà la società civile, sensibilizzando i professionisti sociosanitari e le istituzioni per renderle operative in tutte le regioni. Nel territorio di Pesaro Urbino la tappa sarà sabato 1 giugno con doppia partenza da Pesaro e Fano. Riusciamo a portare il 1 di giugno nel nostro territorio, ancora una volta la sua terza edizione, una tappa del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, per sensibilizzare sul tema delle cure palliative pediatriche e per sostenere le famiglie che al loro interno, nel loro nucleo, hanno minori a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile, ma che non necessariamente hanno un'aspettativa di vita breve. Ecco, hanno diverse necessità, molteplici bisogni, e in questo noi crediamo che siano importanti le cure palliative pediatriche, il sostegno che può dare la rete, la comunità. Perché facciamo questo? Perché è fondamentale aiutare queste famiglie mettendole in condizione di usufruire della legge 38 del 2010 per garantire una qualità di vita adeguata alla famiglia e ai bambini che ne fanno parte. Come facciamo? Con un appuntamento, una ciclopedalata, apportando la possibilità di far conoscere la problematica. Il 1 di giugno quindi vi invitiamo tutti a partecipare, ci sarà
saranno due punti di partenza, uno da Fano, uno da Pesaro, e un punto di incontro a metà sulla ciclabile Pesaro-Fano. Quindi vi invitiamo a partecipare, la partecipazione è gratuita, potete avere maggiori informazioni consultando la pagina Facebook Ciclopedalata per tutte e per tutti, Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, come dicevo è gratuito, però bisogna registrarsi, quindi potete mandare un'email a info@fondazionediferdinando.org oppure scaricando direttamente il biglietto su Eventbrite. Le cure palliative pediatriche sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la migliore qualità di vita possibile attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini, preferibilmente a domicilio, sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali. E la Regione Marche si impegna a sostenere la ripresa economica e sociale dell'intero territorio regionale anche attraverso il rilancio dell'occupazione e della forza lavoro. Con questo obiettivo appunto è prevista l'attivazione di un bando di 1 milione di euro che prevede l'erogazione di aiuti alle imprese per l'assunzione di soggetti disoccupati. Le linee di indirizzo dell'intervento sono state approvate nella seduta di giunta settimanale e appunto verrà poi pubblicato l'avviso pubblico di attuazione della delibera con un incentivo pari a 26.000 euro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato e 6.500 per quelle a tempo determinato. E per gli appuntamenti, giovedì 23 maggio si celebra la giornata della legalità con cui si commemorano le vittime di tutte le mafie. Per l'occasione la Biblioteca Peppino Impastato di Villa Fastigi ricorderà il giornalista e attivista politico assassinato dalla mafia, dedicandogli una mostra allestita nel nuovo spazio esterno. Impastato è una figura di ispirazione civile ed umana, questo appunto viene ricordato. E poi sempre il 23 maggio l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei lei organizzerà la marcia della legalità che partirà appunto dalla scuola primaria Antonio Gramsci di Villa Fastigi per fare tappa alla biblioteca e anche in altri istituti. Con questo è tutto, il telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Previsioni per mercoledì 22 maggio. Condizioni di spiccata variabilità. Venti moderati occidentali, mare mosso. Temperature in lieve calo.